Credi che Gesù è vivo. Cristo è risorto. Buona giornata, carissimi amici. Oggi siamo e celebriamo la seconda domenica di Pasqua o della Divina Misericordia. Accogliamo quindi questo messaggio di speranza dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 20, 19, 31. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto? Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Amen. Carissimi, siamo 8 giorni dopo la Pasqua. Quando diciamo 8 giorni, chiaramente si calcola la domenica di resurrezione e poi 7 giorni fino alla domenica, quindi il primo giorno dopo il sabato. E anche a livello storico il Vangelo di Giovanni ci sta raccontando ciò che è accaduto nelle prime comunità cristiane. Il giorno per eccellenza del Signore, da quello che per gli ebrei, in base all'esperienza di salvezza, avevano avuto, era lo Shabbat, il giorno del riposo, il giorno in cui Dio ha concesso all'uomo di staccare da ogni attività. Ecco che il primo, dopo il sabato, anche qui lo abbiamo, si narra che fosse diventato davvero il giorno della risurrezione, il giorno della comunità, il giorno del memoriale, secondo le parole dell'ultima cena che Gesù aveva tramandato e aveva consegnato ai suoi discepoli: fate questo in memoria di me. Il giorno di Pasqua, quando Gesù è risorto, Gesù è apparso, tutti erano stupiti, sorpresi, non avevano creduto alle donne che lo avevano visto risorto e che comunque non avevano trovato il suo corpo nel sepolcro. Ma dopo averlo visto, i discepoli in quella sera, alle parole di Gesù, pace a voi, ecco che si sono rinfrancati, hanno gioito nel vedere il Signore. È accaduto in quella domenica, noi diremo, in quel giorno di Pasqua, che Tommaso non era presente.
Non sappiamo come mai. Nemmeno osiamo dire che non voleva stare insieme agli altri, forse avrà avuto un impegno, avrà avuto qualcos'altro, non era con loro. Quando torna, più tardi, Gesù era già passato, si era manifestato, aveva parlato, aveva manifestato il suo corpo glorioso, mostrato anche i segni della passione, però era un corpo glorioso. Tommaso non c'era. I discepoli gli parlano del Cristo risorto, ma lui non ci crede. In realtà questo atteggiamento non è solo di Tommaso, ma è l'atteggiamento anche di tutti gli altri discepoli, perché, come ho detto poco fa, quando hanno ascoltato l'annuncio delle donne che dicevano di averlo visto risorto, di aver avuto un'apparizione degli angeli, non hanno creduto alle donne. Ma quando poi lo hanno visto, allora hanno creduto. Vedete che è la stessa dinamica. Noi come uomini siamo fatti così. Abbiamo bisogno di vedere, abbiamo bisogno di segni concreti. Purtroppo non ci fidiamo, nemmeno delle persone più spirituali che ci sono a volte. Quando ci dicono qualcosa su Dio, che Dio ci ama, che Dio è al nostro fianco, che Dio è vivo, non crediamo e diciamo anzi, se io non faccio l'esperienza, non ci credo. Così ha detto Tommaso. E non è un singolo caso. Tutti gli altri e noi stessi. E la stessa comunità giovannea, cioè il Vangelo di Giovanni che scrive questo episodio, lo riporta certamente per noi, per la comunità che era introdotta in un cammino di catecumenato, per la comunità cristiana che credeva pur avendo persecuzione e sofferenze, ma molto spesso non aveva avuto la stessa esperienza del risorto. Che questo Vangelo è stato scritto alla fine del primo secolo, è il Vangelo più tardivo. Pensate quanto è importante questo. Possiamo dire ormai oltre 50 anni, 60 anni dopo la risurrezione di Gesù, chi legge questo Vangelo è come Tommaso, non ha fatto l'esperienza, non ha visto il Gesù risorto, perché sappiamo bene che poi è asceso al cielo. Ecco che allora in Tommaso ci siamo noi. Tra l'altro, Didimo, Tommaso stesso, significa gemello, perché questo discepolo era un gemello di un altro suo fratello, chiaramente, entrato a far parte della cerchia dei dodici, ma è importante saperlo perché in qualche modo noi siamo i gemelli di questo Tommaso. Noi facciamo le stesse esperienze. Ecco che lui dopo dice: voglio vedere il Signore, voglio mettere il dito lì dove erano le sue ferite. Poi, una settimana dopo, è insieme agli altri discepoli e fa questa esperienza. Soltanto in un'atmosfera comunitaria io posso fare una forte, vera, efficace esperienza del Cristo risorto. Da soli, cari amici, possiamo pregare il Signore, possiamo stare bene in una solitudine con Dio, potremmo dire, in un momento romantico con Dio, ma il Signore risorto lo sperimentiamo soprattutto in un tessuto comunitario che non significa tutti i gruppi, tutte le comunità che ci sono e la nostra Chiesa. Ma stiamo parlando di un tessuto comunitario, di persone che credono in Dio, fanno esperienza di Dio e si amano. Perché molte volte quando diciamo che abbiamo bisogno della comunità, io conosco molte persone che non hanno purtroppo queste comunità o hanno dei gruppi dove non c'è armonia, non c'è l'amore di Gesù. E quindi uno preferisce vivere da solo la propria fede.
Ma noi sappiamo che invece nel contesto comunitario, e noi ci chiamiamo coinonia, cioè comunità, il Cristo risorto si manifesta. Ecco allora che nella comunità noi crederemo gli uni gli altri. Chi fa un'esperienza più forte la manifesterà all'altro fratello, alla sorella, e insieme diremo Amen. Che bello! Prima o poi anche a me il Signore si manifesta. Quindi, cari amici, viviamo insieme l'esperienza del risorto. Chiediamo una nuova, ulteriore esperienza. E anche quando non sono forti le nostre esperienze, fidiamoci della comunità che Dio ci ha donato o che ci sta per dare, perché è attraverso la comunità che, come Tommaso, incontreremo il Cristo risorto. Gesù, grazie di questo giorno, di questa domenica, perché tu manifesti la tua misericordia a ciascuno di noi. Io ti voglio chiedere di fare l'esperienza di Tommaso, quella che soltanto insieme ai fratelli e sorelle della comunità io posso incontrarti fortemente e la mia vita può cambiare e le mie mani ti possono toccare. Entra in me oggi. Ti chiedo, benedici le nostre comunità, benedici le nostre parrocchie, i nostri gruppi di preghiera, la nostra chiesa, perché noi facciamo esperienza viva di te e siamo sempre pronti ad annunciarti e a credere a coloro che hanno fatto esperienza della tua liberazione, della tua guarigione e della tua presenza in mezzo a noi. A te Gesù l'onore e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Cari amici, ecco quindi lo slogan di oggi: credi che Gesù è vivo. E noi abbiamo capito e imparato che se siamo insieme come comunità è molto più facile credere e sperimentare che Gesù è vivo e risorto e in mezzo a noi. Buona domenica, a domani. Ciao. Yeshua, Yeshua. Il mio Salvatore, Yeshua, 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 il mio Redentore. Per le tue piaghe siamo stati risanati e liberati da ogni peso e da ogni male. Tu sei la via, sei la mia libertà. Nome sopra ogni nome, Yeshua.